Il quarto suicidio da inizio anno nel carcere di Prato della Dogaia, secondo in appena 2 settimane, 66esimo in Italia, è arrivato praticamente in contemporanea con il via libera del Parlamento al decreto carceri, con annesse le polemiche del PD toscano per il no a interventi immediati proprio per la Dogaia e Sollicciano, due degli istituti di pena più critici non solo in regione ma anche a livello nazionale. A togliersi la vita nel pomeriggio di ieri è stato un detenuto 35enne di origine tunisina che si è impiccato all'interno della propria cella nel reparto di isolamento. Era stato trasferito da poco a Prato da un altro istituto e, secondo quanto emerso, avrebbe avuto problemi di natura psichiatrica. La notizia ha avuto subito grande eco sia in campo sindacale, con le organizzazioni degli agenti di polizia penitenziaria che sono tornati a denunciare le condizioni precarie del carcere pratese, sia in quello politico. Solo la mattina il segretario regionale del PD, nonché deputato Emiliano Fossi, e il suo collega di partito Marco Furfaro avevano presentato 2 diversi ordini del giorno chiedendo immediate risorse per Sollicciano e Dogaia, richiesta bocciata dalla maggioranza. Da qui le nuove accuse al governo, non solo da parte di Furfaro, ma anche dal segretario provinciale di Prato Marco Biagioni, che parla di totale fallimento delle istituzioni e dello Stato di diritto. Non più tardi di 10 giorni fa la sindaca Ilaria Bugetti e il presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Tinagli avevano scritto al ministro Nordio invitandolo a Prato per una visita alla Dogaia. Lo stesso Tinagli il giorno di Ferragosto sarà al carcere assieme ad una delegazione della Camera Penale e ai radicali. E mentre il governatore Giani si dice profondamente addolorato per quanto successo, dall'opposizione pratese, dopo le improvvide parole della deputata di Forza Italia Erika Mazzetti, che aveva definito la Dogaia una struttura tenuta bene, si cerca di spostare l'attenzione sul ruolo della regione. Il capogruppo della lista civica Gianni Cenni sindaco, Leonardo Soldi, invita infatti il PD a smettere di strumentalizzare le tragedie per fini propagandistici e richiama la necessità che la regione garantisca un'adeguata assistenza sanitaria e psicologica all'interno delle carceri.